scienziato di Argo, che collabora, è una ricercatrice scientifica ovviamente, che collabora con il CNR e che studia appunto le peculiarità del nostro mare, così come oggi è e per quello che ci può offrire. Prego la parola alla dottoressa Olga. Sì. Buonasera a tutti. Come potete vedere dal mio titolo, vedete la sostenibilità dell'Adriatico, mi scuso per l'accento, è diciamo un intervento abbastanza pericoloso, però il professor Prodi sa dove va a parare, perché appena mi ha contattato mi ha detto: come sta il nostro pesce? Come sta? Adesso andiamo a vederlo. Quindi andiamo a vedere lo stato un po' dell'Adriatico. Innanzitutto, ne parlano in tanti: il pesce c'è, il pesce non c'è, un mese c'è, il mese dopo no, arrivano le seppie, arrivano le lici. In realtà, per parlare dello stato del nostro pesce, essendo del pescato, essendo un argomento molto complesso, bisogna andare sui dati. E i migliori dati vengono dati, scusate il gioco di parole, dalla GFCM, che è un'organizzazione della FAO che si occupa proprio di studiare gli stock ittici e la pesca del Mar Mediterraneo e del Mar Nero. La GFCM ha diviso il nostro mare in diverse aree. Come potete vedere, la nostra area, che è nord Adriatico, nord e centro Adriatico, è GSA 17. Ogni due anni produce, diciamo, un report per vedere lo stato e vedere come sono migliorate o peggiorate le condizioni dei pescherecci, delle attività in generale legate alla pesca, ma soprattutto di alcune specie che sono prioritarie per la pesca. Questo è lo stato della pesca in Mediterraneo del 2022, che quindi è il report dello stato della pesca del 2022, che fa riferimento a dati del 2020. Come potete vedere in grande, il 73% degli stock ittici sono sovrasfruttati in Mediterraneo, siamo estremamente alti rispetto alla media mondiale. È importante però vedere quanto è fondamentale la pesca in Adriatico. Noi l'Adriatico si trova al quarto posto per numero di pescherecci, il 12% del totale di tutta quell'area che vi ho fatto vedere. Ed è il secondo posto per tonnellate di pesce sbarcato, anche lì siamo super giù sul 12%. Quindi l'Adriatico continua a essere un mare estremamente importante. Questo lo sottolineo perché per rispondere a tutti coloro che dicono il Mar Adriatico è una pozza d'acqua. Il Mar Adriatico non c'è niente, in realtà se non ci fosse niente non avremmo questi dati del pescato. C'è pesce, c'è sempre stato, e ovviamente, ovviamente col pesce, con la presenza del pesce si è sviluppata una grande flotta peschereccia, ma soprattutto se c'è pesce ci sono anche altre vite, quindi c'è anche un'elevata biodiversità. Delle 11 specie studiate qui in Adriatico, solo due nella nostra GSA risultano pescate dentro i limiti di sostenibilità. Sono la sogliola e la panocchia. Quindi è abbastanza basso. Le minacce, ovviamente, quando si parla di pescato, di specie ittiche, si va a puntare il dito sempre contro i pescatori. È ovvio che la pesca è una delle motivazioni. L'overfishing, quindi il sovrasfruttamento delle risorse ittiche, è una delle motivazioni per cui abbiamo una situazione in cui c'è una diminuzione di biodiversità, quindi di ricchezza in specie, però c'è anche altro. C'è l'inquinamento, come il marine litter, quindi l'inquinamento da solidi, dato soprattutto dalla plastica, l'inquinamento chimico organico. Ecco, questo inquinamento è molto importante, ci sono diverse ricerche che diverse università stanno portando avanti, anche l'Università Politecnica delle Marche, per capire l'influenza di questi inquinanti, ma anche delle microplastiche, sulla riproduzione delle specie, perché è molto probabile, c'è una correlazione ovviamente,
tra il, l'assimilazione di questi inquinanti e la mancanza di sviluppo della specie. Quindi magari la specie, l'individuo non si sviluppa abbastanza, rimane piccolo, rimane piccola la gonade, quindi non c'è questa grande riproduzione. I cambiamenti climatici lo sapete tutti cosa sono: sono emissioni di gas che provocano l'effetto serra, essendo il mare Adriatico, il mare in generale, un grande serbatoio. Diciamo che gli effetti sul mare sono molto alti, lo vediamo con lo sbiancamento dei corali, lo vediamo con l'innalzamento delle temperature, e per quanto riguarda l'Adriatico, il Mediterraneo in generale, c'è un effetto che si chiama tropicalizzazione. Quindi il nostro mare si sta tropicalizzando, che non è una bella cosa, non è che andiamo a finire come il Mar Rosso a vedere tutti i pesci pagliaccio, perché il nostro mare non è un mare che comunque di base ha quelle specie. Quindi cosa succede? Se si aumenta la temperatura, diminuiscono le specie del posto, ma aumentano le specie, quelle che vengono definite aliene. Specie aliene sono specie che arrivano da altre zone e da altri mari, ma ovviamente da sempre, perché il mare non è chiuso, non è un lago, però il fatto che adesso con l'innalzamento della temperatura rischiano di starci bene da noi. E quindi abbiamo il granchio blu, che però viene diciamo catturato bene, viene venduto bene, molto buono, non so se l'avete mai assaggiato, è una prelibatezza. Abbiamo il pesce coniglio, questa piccola alghetta che vi ho fatto, che vi faccio vedere lì, è la Caulerpa taxifolia, che è un'alga, però è tra le 100 specie invasive più pericolose al mondo, ed è stata, perché questo è interessato il professor Trolli quando gliel'ho detto, è stata introdotta dall'acquario di Monaco, accidentalmente, nel 1984, e adesso non si riesce a fermare. Detto questo, queste sono specie ittiche da brodetto, non dal nostro brodetto, ma brodetto sul litorale marchigiano, è preso da un documento della dottoressa Dencolò, e vi sono varie specie. C'è una cosa positiva: fra tutte le specie del nostro brodetto, solamente un paio, diciamo, sono all'interno delle 11 specie che vengono controllate, quindi che vengono controllate per sovrasfruttamento, sarebbe un merluzzetto e il merluccius e la seppia. Però potete vedere che ci sono ragni, scorpani, ma ci sono anche gli squali e le razze, ed è qui che voglio arrivare al punto. Noi non mangiamo squali, si dice, no, noi pensiamo che noi non mangiamo squali, in realtà il palombo, la verdesca, quando mangiate la bistecca del pesce manzo, è uno squalo, il gattuccio è uno squalo, poi abbiamo le razze. Qui ci sono addirittura pure miliobatis, le aquile di mare, che non sapevo che venissero mangiate, e un tempo c'era pure lo squalo, quello che vedete lì, ecco, lo squalo angelo. Dico un tempo perché dopo capirete il perché. E qual è il problema? Il problema è che gli squali non dovrebbero essere mangiati. Poi vi dirà pure un motivo, è anche l'accumulo di metalli pesanti essendo un top predator. Un altro motivo è che non vengono protetti, però in realtà dovrebbero, perché sono specie che si riproducono molto lentamente. Sono specie di una resistenza immane. Cioè, parlate con i pescatori e ve lo diranno. Sono animali che salgono a bordo e sono ancora vivi, animali quasi mai malati, mai malformati, mai dissi. Squali, i pescatori ve lo dicono, me lo diranno. Nessun pescatore ha visto un squalo malformato, perché sono grandi.